Buonasera, signori. Sono qui per ricordare, o quantomeno fare notare a tutti quanti, il brutto tiro mancino che mi è stato tirato dal mio ormai ex compagno di tag team, Matioski. Durante il ladder match al Money in the Bank sono stato brutalmente tradito, proprio mentre mi accingevo a afferrare la valigetta. Ok, so cosa state pensando. Nel match eravate tutti contro tutti, ognuno per conto proprio, solo uno poteva uscirne vincitore. E potrei anche essere d'accordo. Se non fosse per il fatto che Matioski mi aveva segretamente rivelato di non essere interessato al Money in the Bank e che avrebbe lottato per farmi vincere. Ha sfruttato la nostra amicizia per farmi abbassare la guardia e approfittare al momento opportuno. Queste scorrettezze dovrebbero essere punite. Dove sono finiti i veri uomini? Anch'io dovrei essere nel match titolato durante il prossimo pay-per-view. Quella valigetta mi è stata subdolamente soffiata da sotto il naso. Dovrei averne diritto più di chiunque altro. Madonna ragazzi, oh, ora che disgraziatamente il titolo mi è sfuggito dalle mani, tutti si sono fatti strane idee. Ma non l'avete ancora capito che la cintura della WWE non è lezza, non penzola, non puzza? Non è una cosa che tutti possono avere. Mi dispiace tanto, ma dubito che potrai avere la tua possibilità al prossimo pay per view. Perché anche io ho intenzione di avvalermi della clausola rematch proprio quella sera. Sarà un triple treat fra me, Merluz e Matioski. È un vero peccato, ma mi sa proprio che tu rimarrai l'unico sfigato senza un'opportunità per il titolo. Ah, non così in fretta, caro Zeb. A me sembra davvero una grande idea dare la possibilità a più atleti di raggiungere i propri sogni e diventare campione. Pallon va ragione. Anche lui dovrebbe avere la sua opportunità, ma prima deve dimostrare qualcosa. E visto che sei stato così gentile da presentarti, Zeb, sarai tu a mettere alla prova, proprio stasera. È deciso, il main event di oggi sarà Zeb vs. Pallon. Nel caso di vittoria del primo, il match al prossimo pay per view sarà un triple threat per il titolo di campione. Nel caso vincessi il secondo, invece, il main event del pay per view, che si terrà fra 3 settimane, sarà un fatal 4-way fra Merluzzo, Zeb, Pallon e il campione WWE in carica, Matioski. Ah, che grande idea! A volte mi stupisco di me stesso. Ed eccoci giunti al terzo match della nostra serata. Il secondo match di coppia valido per la qualifica al match per il titolo. Vediamo entrare il nostro Victor Laszlo. E il suo compagno di chi era? Non mi ricordo già. Quindi finalmente hai scelto questa versione di Victor Laszlo. Direttamente dalla California, la sua maglia. Tra l'altro entrambi in maglia rossa e entrambi volanti. Comunque sì, hanno scelto il Victor che piaceva a noi. Giustamente, l'altro da Gesù Cristo. Però ci stava, era un po'. No, faceva cagare, no? Completamente. Degno. Diamo il nuovo avversario, aspetta, questi sono. The new entry per la nostra WMT. Dicono un debutto. Eccolo, Wilwash, sembra Wilwash. Sì, questo è Wilwash, e c'è anche Frank Batano. Frank! Attenzione, una coppiona che entra nel WMT. Oh, che carica. E corrono sul ring. Grande fuoco. Mi sa di gran match, questi entrano correndo, gli altri due volano. Grande. Non sono per nulla spaventati dal loro primo match. Elegante, oggi, elegante. Questo salto mortale. Attenzione, comincia il match. Inizio l'arbitro dal via le danze, no. DDT. Oh, ah, mi ero dimenticato carriera. Di dire che questo è un tornado tag. Cioè, tutti stanno solo in contemporaneamente. Un tornado tag team. 2v2, il primo che schiena una volta, uno dei due, vince. Intanto Daniele Victor. Quindi non ha eliminazione come l'altra volta. Esatto. Daniele e Victor sembrano in grande vantaggio. Mi stanno picchiando di brutto. Wilbur lanciato sulle corde. Ma fanno anche. Entrambi lanciati sulle corde, Spear. Lanciati fuori dal ring. Ci guardano Daniele e Victor. E si lancia, no, attenzione, Victor lo prende. Facciata Daniele, di Daniel. Daniele è clamoroso, no. Liscio. Wilwash sta picchiando. Picchiando, ecco, niente Daniel. Lanciato Daniele verso il pubblico. Isolato pure, neckbreaker. Sulle transenne. Attenzione, aia, aia. Pugnoni sulle transenne. Ricordiamo che non c'è count out in questo match. Potrebbero usare anche gli oggetti. Lo lancia via come per dire, te non sei degno di me. Attenzione. Attenzione, flip bottom di Victor intanto. La siete persa. Ginocchiata intanto in faccia. Daniele, queste ginocchiate su Wilwood. Ginocchiata in faccia. Che non riesce più a rialzarsi. Frank intanto. Suplex numero 3 di Victor.
Era il numero 3, bellissimo. Sale sulla terza, sull'angolo, si tuffa. Attenzione, Victor ha azzeccato un altro volo. Siamo a due stasera. Yeah, intanto Julio ha reagito contro Daniele, lanciandolo contro il paletto di sostegno. E gli spacca il melone. Il melone. Il melone. Tipo in The Frost or Movie Remade. Poi lo prende, lo butta ancora contro il paletto. Di nuovo il melone. Lo proprio distrutto, ancora lo butta contro il paletto, lo ributta sul ring. Attenzione, non gli basta. Ma Tavo lancia Victor contro le transenne e poi sale sul ring. Scatenato Willow. Daniele lancia. Intanto Victor dall'altra parte rientra. Gomitata di Matano. Wow, di Matano. Matano, intanto Willow sta provando un superplex fuori dal ring. Mi sa che è finita. Cosa succede? Uno, due e tre. E quattro col volo. Matano e Weewash dominano. Il match finisce con un volo assurdo fuori dal ring. Ed eccoci finalmente giunti al main event della nostra serata. Che vedrà Pallon va andare contro Z per qualificarsi, diciamo, per il match titolato del pay-per-view. Ricordiamo appunto che se Pallon vincerà si qualificherà, invece Zeb diciamo ce lo è già qualificato. Ricordiamo che il match è senza squalifica, quindi ci saranno grandi botte. Quindi in poche parole Zeb non è da perdere, dai. Vincerà il cavaliere della mutanda. Zeb? No, cioè il cavaliere della mutanda, chiaramente. Lui se ne deve cambiare e basta. Abbiamo visto intanto Zeb con la barba, Abbiamo visto. Sì. Scappa subito, è inguardabile. Oh, il più forte, il più dimostra. Che uomo di merda. Eccolo. Comincia a tirare fuori roba da sotto. Una sedia. Yeah, ecco, già finita. È il miglior modo per interpretare questo match. Sulle gambe, sulla testa, ovunque, diditi sulla sedia. Diditi. Aiaia. Pallon è già morto per terra. Pallon distrutto, niente, sarà un triple threat e non fatal four way. Abbiamo già capito. Ma non lo so, dai, Pallon si è già rialzato però. Non si sa come aveva fatto già rialzarsi però. Lo lancia all'angolo. No, ho preso una sediata del genere. Crossline all'angolo. Invece Pallon si è rialzato. Sei una pippa te. O la testa dura lui. Cioè dei cani da sole che attutiscono. Tanto Pallon non ha ancora fatto una mossa. Vabbè, distrutto, vomitata sulla testa. Sta usando tutta la sua forbizia, prende qualcos'altro. Vediamo il pubblico un bidone. Oggetti, quello vuole dare una cintura. Un bidone, ma il nostro Pallon lo incertezza. Cioè per dire. Cos'è che fa? Incertezza. No, per dire, la gente si picchia ancora per la cintura, il pubblico le regala. Pallon prende la sedia, però liscio, non sa usare sedia. È la stampella, vuole dargli la stampella. Bam! Ah! Sangue, occhiali volano via. No, gli occhiali ce li ha ancora, ma perde sangue dalla testa. Perde sangue dagli occhiali. Gli occhiali sangue, non ci sta. Attenzione, cioè, le gambe sono massacrate. Le bidonate. Del match. Attenzione, chop! Il bidone vola via. Non è male in quel periodo del match. Attenzione, questa mossa di posso accettare anche fuori? Non posso, allora è un coglione. No, l'ho fatto a caso, per spezzargli le gambe. A caso. Tanto Zeb torna sul ring. Switch in music, switch in Pallon. È normale super kick. No, era switch in Pallon. Uno, due. No. Non era switch in Pallon. No, si chiama switch in Pallon solo quando la carica. No, che problema. Questo è. Eccolo, ancora super kick. Io chiamerò su un cimpallo anche questo. Vabbè. Finito. Uno, due. Conto di due. Era il campione. Allora. E ha perso solo perché non voleva. Atomic Drop. Ci sono due motivazioni. Io Zeb un fenomeno, l'altro non sa dare i calci. Probabilmente Zeb è un fenomeno. No, io punto sull'altro che non sa dare i calci. Sai com'è? Era campione fino a due minuti fa. Cioè. Beh, attenzione, è la carica. Tra l'altro, con una bellissima inquadratura del culo di Pallon. Che schifo. Questa è la specie mia. Che schifo. Su un cimpallo. Switch in Pallon! L'ha preso, adesso però è finita. Cioè, è finita. Vuol dire che Pallon si tiene i calci. Uno, due e tre. Questo giro vince. Magheggio. Il match è un fatal four way. Ma come magheggio dell'acqua? L'ho visto io. Ma no! Lo teneva giù. Da notare come perde sangue dalla testa, come se fosse appena stato coperto da Sylar. Non è stato per view. Ci sarà un bel fatal four way match. Non è durato. Intanto la grafica ci ricorda il match per il titolo di coppia del nostro secondo pay per view. Abbiamo Yotobi e il tizio contro Will Wash e il Frank Matano. Inoltre al nostro pay per view abbiamo anche il nostro Fatal 4-Way match per il titolo di campione del mondo dei pesi massimi della WWT. Tra il nostro Merluzzone che vincerà sicuramente, quella merdasi di Zeb, Pallon che ha vinto appunto il match con Zeb per qualificarsi e proprio Zeb. E ricordatevi di scrivere nei commenti la mossa finale di Yotobi. E io opterei per Ciccio Bomb e il nome del pay per view.
con questo concludiamo la nostra puntata. Ci vediamo alla prossima puntata.